ti aspettano un leggio ed un microfono. Pure controllare l'andatura e l'ampiezza del passo è importante, perché è importante mostrare sicurezza e nonchalance. Ora sei sotto la luce, ti ci aggiusti, come sai fare, perché lo fai da anni, sei visibile ed in maniera spietata, sotto lo sguardo più o meno attento e interessato di tutti. Ogni tuo piccolo movimento è amplificato, immediatamente percettibile ogni piccolo suono emesso. Sarebbe del tutto legittimo se un sentimento di puro e sconfinato terrore si impossessasse di te, soprattutto perché da questo punto qui non si può tornare più indietro, se non a costo di una pessima figura. Però quello che ti può venire in soccorso è un sottofondo musicale. Magistralmente eseguito e che, come per magia, espugna le difese del pubblico, scovando e mettendo in circolo tutti i buoni sentimenti suscitati dalla musica, appunto. Qualcuno con più esperienza e con più mestiere ti ha insegnato che è importante il cosa dirai o farai, ma altrettanto lo è il come lo farai e il come lo dirai. Non bisogna avere fretta, anzi, prendersi tutto il tempo, o meglio, non tutto il tempo, ma il tempo che serve, il tempo che è necessario. Il tempo ci vuole, perché quello che tu hai da dire vale il tempo che stai impiegando per farlo e vale il tempo che stai chiedendo ti sia dedicato. E devi avere fiducia che le persone che hai di fronte siano disposte ad ascoltarti, perché è importante che qualcuno ascolti qualcun altro, perché ci si possa intendere. E se ti può consolare, pensi che se sei lì, vuol dire che qualcuno ha avuto fiducia in te. Poi, con un gesto discreto e preventivamente concordato, comunichi alla regia di sfumare la musica, perché quello che stai per dire è già musica di per sé e non ha bisogno di elementi rafforzativi. La musica sfuma, si ferma e tu, finalmente, pronunci quelle parole. Le parole di un padre che intendeva spiegare alla figlia cosa fosse il razzismo. Non incontrerai mai due volti assolutamente identici. Non importa la bellezza o la bruttezza, queste sono cose relative. Ciascun volto è il simbolo della vita. E tutta la vita merita rispetto. E trattando gli altri con dignità che si guadagni il rispetto per se stessi. Tar Ben Jelun. E le parole di un reporter che ha dedicato la vita a incontrare e raccontare luoghi e genti. L'incontro con gli altri non è qualcosa di semplice e automatico, ma richiede una volontà e uno sforzo che non tutti sono disposti ad affrontare. Richard Kapuscinski. È importante che qualcuno ascolti qualcun altro perché ci si possa intendere. E così questo piccolo tempo diventa opportunità, squarcio di bellezza, sulle ferite del mondo, sul grido degli afoni, sul silenzio dei sordi. Non tutti sono bravi a farsi ascoltare. E non a tutti è data la possibilità di salire su un palco, piazzarsi sotto un riflettore, avvicinarsi ad un microfono e dire quello che ha da dire ad una platea così numerosa. Ma a tutti è implicitamente richiesto lo sforzo di essere tra la gente, con tutti i sensi accesi, su milioni di voci inascoltate da pochi, che non hanno orecchie fatte per sentire. Cambiare questa proporzione è l'augurio di stasera. Possiate guadagnare per voi il rispetto che si ottiene trattando gli altri con dignità. Possiate essere capaci di quella volontà e di quello sforzo necessario a realizzare quegli incontri che arricchiscono la vita, la cambiano e la precipitano in baratri di bellezza.